grande folla questa mattina si è radunata nella Basilica di Faenza per portare l'ultimo saluto a Gabriella Ceriolini. L'impegno instancabile profuso nella continua attività solidale aveva portato la Ceriolini a fondare nel 1996 un'associazione a sostegno delle donne in difficoltà. La Francesco Bandini, intitolata al marito, fondatore della cooperativa CEF, prematuramente scomparso nel 1994, si occupa di aiutare le donne straniere in cerca di una casa o di un lavoro. Accoglie e aiuta nelle proprie strutture le ragazze madri, le ragazze uscite dal giro della prostituzione, le donne separate con figli minorenni a carico e tutte le donne vittime di violenza. Le doti umane e l'infaticabile energia al servizio degli altri della Ceriolini erano state riconosciute dalla comunità nel 1998 con l'assegnazione del riconoscimento di Faentino sotto la torre. Fra le persone dell'associazione, gli amici e i collaboratori, in tanti riconoscevano in lei una figura materna, protettrice e guida. Oggi, al termine del rito funebre celebrato in Duomo, il corteo si è poi spostato al cimitero di Ronco, dove è avvenuta la tumulazione della salma. Federico Lega per Faenza Web TV.